Beh, se siamo qui alla scuola Crispi, che è di competenza dell'Istituto Gangitano, una scuola che si rinnova, che si apre al territorio, tra l'altro la scuola storica, perché qua siamo nel quartiere di Borganino, come avete fatto, ecco, per coniugare quella che è la tradizione anche con l'innovazione? Infatti noi abbiamo questo plesso, fa parte dell'Istituto Comprensivo Gangitano dal precedente anno scolastico, è un plesso sicuramente molto bello come struttura e già nell'anno scolastico precedente l'abbiamo reso all'interno completamente diverso da come le persone magari lo conoscevano precedentemente. Abbiamo ritinteggiato tutti i corridoi, tutte le aule, abbiamo decorato gli ambienti, abbiamo realizzato 3 laboratori, un laboratorio artistico, un laboratorio musicale e un laboratorio informatico, e abbiamo dotato la scuola, oltre che di computer e strumenti musicali, anche di una sala, una sorta di sala cinema, perché praticamente c'è un televisore a cristalli liquidi grandissimo che funge da cinema per i ragazzi, per i bambini che hanno la possibilità di utilizzarlo, sia i bambini dell'infanzia che della scuola primaria. Tutti strumenti a disposizione degli insegnanti e dei bambini. Insegnanti e dei bambini, certamente, bambini sia delle sezioni della scuola dell'infanzia, sia dei bambini della scuola primaria, in quanto ci sono bambini di entrambi gli ambiti scolastici. La popolazione scolastica di questo plesso numericamente? La popolazione scolastica si mantiene pressoché costante e abbiamo anche, devo dire, con grande soddisfazione dei risultati positivi per quanto riguarda il gradimento da parte dell'utenza. Tanto è vero che mi è stato più volte anche richiesto nel corrente anno scolastico di attivarmi per istituire anche la scuola media all'interno di questa struttura, cosa che vedremo poi nella fattibilità se sarà possibile o meno. Oggi la festa d'autunno, i ragazzi, ecco, sono qui nell'atrio, per fortuna la giornata è anche una bella giornata di sole, animazione, è un modo anche per inaugurare l'anno scolastico. Sì, infatti oggi in occasione dell'11 novembre, dove si ricorda anche questa figura di questo grande santo che è appunto San Martino, la scuola come ogni anno ha organizzato la festa dell'autunno, un momento che vuole appunto recuperare le tradizioni popolari e valorizzare anche per quanto riguarda i prodotti locali. Questo è un momento didattico educativo dove praticamente vengono coinvolte tutte le componenti scolaresche e vengono coinvolte anche tutti i componenti, la famiglia, insomma, partecipando appunto in maniera attiva. Tutto ciò viene realizzato nel mese di novembre attivando diversi laboratori interdisciplinari, così come prevede il curriculum verticale, per perseguire le finalità educative e quindi a mirare anche all'inclusione e alla promozione della persona. Oggi è la festa d'autunno, i ragazzi si sono anche sbizzarriti, hanno creato delle cose, qui c'è tutta un'esposizione particolare. Sì, dei lavori che hanno realizzato nell'ambito delle attività didattiche, dei laboratori, soprattutto sull'inclusività e sulle attività interdisciplinari. È una sorta di inaugurazione dell'anno scolastico, come è consuetudine fare ogni anno. E quest'anno in particolar modo è stato un modo per far vedere alle famiglie la nuova veste della scuola, che, come ha detto il dirigente scolastico, è stata migliorata, incrementata, e quindi siamo contenti della riuscita della giornata. Grazie.